Bestia. La reincarnazione di Metello, di VB. Voglio ammettere che il presidente sia una bestia, pensavo mentre mi lavavo, che sia pronto al ricatto più schifoso, pur di sbarazzarsi di me e mettere al mio posto uno dei suoi. Se veramente lo è, che cosa esiste di superiore a questa bestia e come potrei fargli capire che è inutile provare a farmi del male? Non mi rendevo conto della mia debolezza. Io, burocrate indifeso, tutto indignato e in parte virtuoso, che pretendevo di sapere che cosa è una bestia politica. Chi all'ente non ricorreva a un espediente che per la sua diffusione era diventato un emolumento semilegittimo? Al cambio del biglietto, sin da quando l'ente era nato, ai funzionari inviati all'estero era pagato un biglietto aereo di prima classe. Ognuno, prima della partenza, andava in un'agenzia di viaggi e cambiava il suo biglietto di prima classe in uno di seconda, intascando la differenza. Anche i funzionari del superiore ministero lo facevano, eppure io potevo essere denunciato per omissione di atti d'ufficio, per non aver estinto la tradizione. Ma chi l'avrebbe potuto fare? Commenti. Seguendo la cronaca, siamo spesso portati a chiamare bestia chi si comporta con poca umanità. Perciò lo stato di coscienza di questa persona dovrebbe essere quello di una bestia. Se però la realtà è numero, perché vibrazione, e quindi matematicamente giusta, com'è possibile che un uomo sia ancora una bestia se si è incarnato come noi nel regno umano, cioè nella nostra stessa gamma di sentire? Al più può essere un individuo di evoluzione molto bassa, ma sempre uomo è. Non potresti farglielo capire in nessun modo, perché solo il singolo può mutare le sue intenzioni. E come? Comprendendo. Una bestia politica è un politico interamente dominato dal suo io. La nostra mente escogita espedienti atti a conciliare il nostro egoismo con il diritto altrui, ma solo l'intimo convincimento può liberarci dalla brama di possesso. Se però non raggiungiamo una visione più elevata della vita, non potremo mai trovare l'intimo convincimento. Se avessi rinunciato al posto di direttore dell'ente, non avresti corso il rischio di essere denunciato.